E ti saluto con la pace del Signore e ti auguro un buongiorno, un bellissimo giorno. Oggi è lunedì 18 di settembre 2023. La maglietta ti vuole dare un messaggio. Jesus, I love you. Ti ama Gesù. Ti vuole bene e ti vuole stare vicino, coccolare, confortare. Non ti vuole abbandonare. No, non pensarlo mai più. Lui ti ama così tanto. Ti ama così esageratamente tanto che ha dato la sua vita al posto tuo, al posto mio, al posto nostro. Quindi non pensar mai che Dio ti abbia messo da parte o che ti abbia isolato o che forse è troppo impegnato con altre persone o che forse addirittura i tuoi peccati continui ti portano a dire vabbè, che mi può perdonare sempre, faccio gli stessi errori. Gesù ti ama, ti ama. L'importante è che quando pecchi, quando commetti delle cose che lo Spirito ti avvisa che non vanno bene, l'importante è che ti umili, chiedi perdono con tutto il tuo cuore e il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato e da ogni iniquità. Stai sereno, stai serena. Gesù ti ama. Non era questo il messaggio di oggi, ma è iniziata così questa puntata, questa giornata. Quindi vogliamo dire, Signore, grazie per come ci hai custodito fino ad oggi, per come ci ami e per come ora parlerai al nostro cuore mediante la tua santa e benedetta parola, che questa mattina dice proprio così. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, stanchi e travagliati, e io vi darò riposo. Questo testo lo puoi trovare nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, il versetto 28. Il titolo di questa meditazione biblica è questo: un rifugio per i senza tetto. L'evangelista Wilhelm Busch, 1897, stava attraversando l'Atlantico su un battello a vapore quando, percorrendo in compagnia di una guida un corridoio poco illuminato, si scontrò con un addetto alle cabine che arrivava di corsa. Ripresosi dallo spavento, Busch posò la mano sul braccio dello sconosciuto ed esclamò dicendo: «Lei vola! Cosa fa su questo immenso bastimento?» Ricevette subito una franca risposta: «Sono stato pastore, contadino, vagabondo, marinaio, ho anche provato per qualche tempo a fare il monaco, ma non ho potuto trovare la pace da nessuna parte». Nel domandare il nome a quell'irruente sconosciuto, Busch si interrogò sulle possibili ragioni di un incontro così brutale e improvviso. Forse Dio stesso aveva posto quell'uomo sul suo cammino. Dio cercava sicuramente quel senza tetto che vagabondava per mare e per terra e aveva già provato tutti i mestieri, anche religiosi, senza riuscire a trovare la pace interiore. Tornato a casa, Busch gli inviò un Nuovo Testamento, senza aggiungere parola. Qualche mese più tardi ricevette, come egli stesso riferì, una lettera di incredibile bellezza, che iniziava così: «Ora ho trovato la pace presso Gesù crocifisso e risuscitato. Questo è il miracolo della croce. Vicino al Signore Gesù, chi non ha pace trova pace e riposo. Colui che contempla l'amore di Dio e si arrende a Lui trova la vita, il perdono, la riconciliazione, la grazia. Se non possiedi un Nuovo Testamento e desideri leggerlo, puoi chiederlo al Il Buon Seme, casella postale 32, 5900 Prato. C'è anche l'indirizzo email che troverai nella descrizione di questo video e ti sarà inviato gratuitamente. Se non sei riuscito a memorizzare l'indirizzo, torna indietro con il video, lo riascolti e te lo puoi scrivere. Oppure, se sei pratico su YouTube, basta che vai nella descrizione del video,
c'è tutto scritto e lì troverai l'indirizzo per poter richiedere un nuovo testamento. Lo puoi chiedere sia in maniera cartacea oppure anche attraverso un'email. Gli autori del calendario cristiano, il Buon Seme, te lo invieranno gratuitamente. Quindi è una buona opportunità. Se non ce l'hai, apprestati a chiederlo. È gratis. Come gratis è la grazia che Gesù ti sta offrendo. Il Signore ti benedica da Sion oggi e sempre. Pace di Gesù.